mare di emozioni, l'isola dei famosi affronta un'onda di dolore. Vladimir Luxuria annuncia la tragica scomparsa che scuote il mondo Mediaset. Isola dei famosi. Brutte notizie da Vladimir. Non ce l'ha fatta. Il popolare reality show che per anni ha fatto sognare milioni di spettatori è stato improvvisamente immerso in una tristezza profonda. Vladimir Luxuria, il nuovo volto alla conduzione dell'isola, ha sostituito la storica presentatrice Ilary Blasi e, nella sua prima apparizione nel 2024, si è trovata a comunicare una notizia che ha avvolto in un silenzio carico di tristezza l'intero studio. Con la nuova stagione alle porte, le aspettative erano alle stelle. Il programma, che ha sempre saputo rinnovarsi, prometteva novità capaci di rendere il format ancora più avvincente. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere il triste destino che avrebbe toccato la produzione. La trasmissione è cambiata notevolmente, negli anni, cercando di rimanere al passo con i tempi e le esigenze del pubblico. Ma è stato proprio nella prima puntata che Luxuria ha dovuto condividere con il pubblico una perdita immensa. Una scomparsa che colpisce l'isola dei famosi nel profondo. Speriamo che ti sia piaciuta questa prima puntata, ha esordito Luxuria, ricordando con affetto Alessandro Tognoli, un giovane talento del team che si è spento il 23 marzo a causa di un tumore. Alessandro, psicologo di formazione e parte integrante di Banigia Italia dal 2019, era una colonna portante dietro le quinte del reality, nonché fondatore di un celebre forum. Era amato per il suo impegno e la sua passione. Voglio chiudere con un ricordo. Un saluto a Dale. Un ragazzo che ha lavorato a tante isole. Era il suo programma preferito. Queste le parole di Luxuria, che hanno toccato il cuore di tutti, lasciando un vuoto incolmabile in chi lo ha conosciuto e apprezzato.